Una puntata speciale di Zoom con Mimmo Molamarco, un format di Mimmo Molamarco dedicato oggi alla storia di Zoom, visto che è presente da molto tempo. Delta TV canale 83 per quanto riguarda Puglia e Basilicata, ma potrete anche vedere Zoom poi in replica su tutti i social e continueremo dalla prossima settimana. Intanto, se volete segnalare i vostri eventi, basta inviare un'email a zoomtv@libero.it oppure info@ilmimmo.eu. Partiremo oggi dalla storia di Federicus da Altamura. Avremo la prima edizione dove io ero presente a guida Molamarco e da un'idea di Molamarco rivedremo i momenti più salienti di questa manifestazione che si è conclusa, l'ultima edizione, poco tempo fa proprio ad Altamura. Poi mi sposterò in Basilicata per ritornare nuovamente in Puglia e pensate, arriverò fino a Sanremo, sì, perché non mi faccio mancare nulla. Quindi buona visione di Zoom Story con il Mimmo, Mimmo Molamarco. Dalla prossima settimana nuovo appuntamento. Avremo anche la rubrica dedicata agli eventi consigliati da Zoom. Spero di riavervi qui su Delta TV, ma non solo. Grazie ancora. E la pensi di questa domenica, di questo weekend lucano? Questo weekend lucano non era iniziato bene, nel senso che sulla strada c'era un sacco di nebbia. Mi stavo immaginare un freddo cane, invece c'è un sole che spacca il piede. Infatti, tra un po' andremo a mare. Bello, anche San Francesco ci vuole bene, ci sta benedendo da lassù. Sì, facciamo vedere San Francesco. Sì, sì, facciamo vedere San Francesco. Arriva, San Francesco. Irsina. Ecco, Irsina con la sua bellezza, con le sue io e Alma che non ci vedevamo da 25 anni. Da 25 però siamo rimasti uguali, come vedi. Sì, sì, sì. Vedi? Io avevo infatti anche a me. No, la verità è che lui mi ha prestato i suoi, se no io non potevo fare questo. Se facevo brutta figura, ecco. E vabbè, qui. Qui mi scatta l'ormone come possiamo guardare? L'ormone suino a Irsina. O l'ormone suina per far rima con Irsina. Cioè ormai questo è. Avete mai visto un contenitore per la raccolta di materiali tecnologici da buttare? Oh. Cioè, noi a malapena conosciamo la raccolta differenziata della plastica e della carta, qui abbiamo la raccolta delle batterie e degli spray e vernici. Oh, e qui bisogna inquadrare. Questa è qualità della vita. Qualità della vita ad Irsina. Secondo voi chi vince Sanremo? Io. Quindi al primo posto in assoluto. Ma c'è un motivo particolare? Bravissimo. Infatti, quindi. E di questa edizione di Sanremo cosa ne pensa? Organizzazione? Perfetta, in realtà non ho visto neanche una puntata fino adesso. Ah, come noi in pratica, ecco perché io lo voglio sapere. Ecco, bisogna trovare qualcuno che racconti. Infatti, sono in giro per sapere. E mi sembra. Grazie, gentilissimi. Bravo. La signora ha visto Sanremo? Poco. Chi vince secondo lei? Non so, ma a me piace la Bertella. Secondo te Filippo? Ultimo vince. Ultimo? Ma se è ultimo non vince, però arriva primo. Quello dei giovani però. Infatti. La Bertea. Infatti. Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Ma secondo voi chi vince Sanremo? Secondo me è ultimo. Ultimo. Rilassa quanto basta, ma tu poi vai via. E ti immagini se fossimo al di là dei nostri limiti. Mi scusi, sto facendo un piccolo sondaggio. Secondo lei chi vince Sanremo? Guarda, un dilemma. Ultimo. Ultimo.
se stessimo di fianco alle abitudini e avessimo più cura di quei lividi. Secondo voi chi vince Sanremo? Beh, cosa ne pensate di questa ultima edizione a livello organizzativo? Mi è organizzata molto bene, magari dovrebbe essere fatta un po' più per giovani, gli sketch che fanno i presentatori e il direttore dovrebbe essere un po' più per giovani, un po' più veloci magari, però è molto organizzata bene. Eccolo! Io ho fatto un sacco di matrimoni con il vostro logo. Noi abbiamo fatto un matrimonio e poi due divorzi. Poi l'altra cosa, tutti questi amori capoeira, queste cose nuove, le hanno inventate, loro sono l'ispirazione. Io non ci credo, non ci sta toccando. I Los Locos, dopo 30 anni siamo ancora qua! No, dico per me, di discoteca mobile, però adesso salutiamo gli amici di Puglia Basilicata. Da parte dei nostri ci vediamo in giro, Puglia Basilicata. Per omaggiare questi miti. Grazie, un bacio a voi, ciao. Buona estate, ciao. Però dobbiamo spiegare tracito o sponde. Tracito o sponde, lo diceva da, pure mia nonna, lo dice sempre mia madre. Tracito o sponde, non è proprio un modo, te ne sei andato allo spintone, allo spunto, al... O spiegolo, capito? Ah. Già, zuppato la capote e sei impazzito. Tracito o sponde. Perché noi abbiamo un problema, che dobbiamo fare la traduzione gravinese e altamurano. Hai sbattuto la testa all'angolo, allo spigolo? È nascito sponde? Hai sbattuto la testa allo spigolo? Non basta neanche a muggi, è giusto cambiare. Cioè, lo sai che io non dico, ce l'ho sicuro. Basta con la studio. No, basta. No, bambino frate, lo sai che brutto. Poi sfarfallo. Te ne voglio lo sponde. Me ne voglio lo sponde. And they come down.
secondo voi quando andrà la bandiera? Secondo noi andremo a 31.000 euro. Secondo noi? Secondo me sulla 20-22.000 euro. Secondo me è una via di mezzo fra i due. 18, 17, 20, no, tra i 31, hai detto 31, e un 28, 28, 25, 27, 28, quasi ci siamo, e qua ci sarà la firma? Certo, la firma la farà chi si assegnerà la bandiera. Al mitico bar Trieste, oggi Caffè Trieste. Caffè Trieste. Dopo lunghissimi anni che devoziona la Madonna, siamo ancora qui per servire la città di Napoli. E infatti, io aspetto qui vicino, in pratica, quando arriva. E noi siamo qua per accogliere il, chi offre di più stasera questa bandiera, che purtroppo è una bandiera che si fa sentire. Infatti. Io sono Mary, mi conoscete, ma vorrei presentarvi il mio compagno d'avventura. Abbiamo un conduttore d'eccezione. Lo conoscete tutti? Giuseppe Di Tommaso. Buonasera, buonasera, mi appoggio a questo meraviglioso strumento, sì. Qui piazza Gramsci a Scanzano, ragazzi, abbiamo anche fatto in modo che non cada la pioggia, quindi non cantiamo, perché altrimenti noi potremmo essere un po' di malauspicio, perché ci sono i bambini che sono i veri protagonisti di questa serata. Mimmo Moramarco e Mary Padula. Se vogliamo definire e continuare la frase Scanzano è, che cos'è per questo evento? Beh, Scanzano è cultura, Scanzano è musica, Scanzano è sport, ma soprattutto Scanzano è inclusione. E questa sera, la serata appunto è stata concepita dall'associazione Basileus proprio per celebrare tutte queste bellezze che sono presenti sul territorio di Scanzano. Sentiamo dei premiati, qui abbiamo Giuseppe Di Tommaso, che tutti conoscerete, inviato della Vita in Diretta. Certo. In una meravigliosa Scanzano Ionico. Una meravigliosa Scanzano Ionico che è molto differente da quello che anche noi giornalisti in passato abbiamo raccontato, e questa è proprio una testimonianza che questa località può dare tanto ed ha lo scopo di soprattutto di ripartire, di ricominciare. I bambini sono proprio il futuro e l'esempio per questa rinascita di una località amata soprattutto non solo per le bellezze paesaggistiche ma per la storia e la cultura. Scanzano è una bella notizia questa sera, perché di solito noi siamo abituati a dare notizie di attualità, di cronaca, e finalmente è arrivata una bella notizia da Scanzano, che è questa serata. E anche se non ci fosse stato in pratica un riconoscimento, noi saremmo comunque qui a testimoniare questo evento, e ringrazio tutta l'organizzazione dell'associazione Basileus, veramente grandi. Siamo in diretta, quindi non è una diretta, fotografia, possiamo muoverci. Possiamo muoverci e siamo alla terza. Poi con Maurizio avremo delle corrispondenze dalla terza, anche da questa ridente cittadina pugliese. Eh? Ok, Mimmo, allontaniamoci perché non vorrei. Mi fa sbaccare il bacio. Ci tutti. Sentiamo. Buona domenica a tutti. Come vedete, amici di Zoom, io sono nella stupenda, bellissima Polignano. Qui ci sono i preparativi per il Red Bull Diving 2019, salti nel vuoto qui alle mie spalle, stanno preparando tutto come state vedendo, come al solito come Matera 2019 qui un sacco di turisti. Una bellissima location questa, Casa Cava.
stupendo. Guardate, qui c'è in corso Woman e non potevo perdermi questo appuntamento con l'arte, con la cultura. Bellissimi quadri, tanti artisti provenienti da tutta Italia e quindi mi sono fatto un bel giro, oltre che un servizio. Eccolo qui. Dietro le quinte, no, l'avevo riconosciuto che c'aveva la mascherina. Senti, se la spezzare, è una maglietta. Sì. Casa Cava Matera. Nel Medioevo Altamura riacquista una certa importanza. Vi era un luogo deserto, inabitato, una città distrutta. Dall'alta collina si intravedevano le mura megalitiche. Un signore decise di costruire una grande cattedrale destinata a divenire uno dei più venerati santuari di terra di Puglia. In seguito concesse ai nuovi abitanti la facoltà di coltivare la terra, ricostruire le case senza pagare le tasse. Così la città si arricchì in breve tempo e fu di nuovo popolata. Tutto questo ad Altamura e Federicus, l'imperatore. Thank you.
scala, vedi questo? Ciao, ciao.
Zoom è finito, vi saluto.